Ecco, qui siamo a Montefortino di Arcevia, nella Marca Anconetana, esattamente sopra la fonte sacra celtica e romana dedicata al tempio, al culto della dea Cupra Fenicia, poi della dea Bona Romana. Ecco, questo è Montefortino, quello sopra è Brignone, la frazione di Montefortino. Il castello di Montefortino si trovava lì sopra, in cima a quel poggio, dove si trovano ancora i resti della pieve di San Giovanni de Cavis, abbandonata, c'è solo l'ossario. Ecco. Adesso vi indico il posto dove hanno trovato le tombe celtiche, Senoni, dei guerrieri Senoni, con manufatti ellenici, probabilmente di origine siracusana, etrusca. Ecco, ragazzi, questo è Montefortino d'Arcevia. Arcevia è considerata avere 9 castelli, Montefortino sarebbe il decimo. Non è neanche considerato. Peccato che sia uno dei posti delle Marche che ha dato di più al mondo. Le sue opere sono nei musei americani, ad Ancona, un po' ad Arcevia. Ecco qua. I suoi nobili hanno preso parte alla comunanza di Arcevia per renderla un comune, un libero comune, e quindi ha abbandonato la fortezza antica di Montefortino. E questo è il Montefortino, diciamo, nuovo, dal 1300 in poi. Qui di tipico c'era un monastero femminile dedicato a San Sebastiano, mi pare, di monache laiche, e che praticamente prestavano servizio alle donne, ai problemi femminili. C'è sempre il ricordo alla tradizione della fertilità della dea Bona, della dea Cupra, da sempre qui esistita a Montefortino. Ciao!